Ciao ragazzi e bentornati a Open Music in 90 secondi. Ora possiamo finalmente dirlo e aggiungerei senza più alcun dubbio. I Trivium sono tornati. Sono tornati perché? Perché dopo l'ottima prova fornita nel 2017 con The Sin and the Sentence, che andava a riscattare quella decisamente più opaca del 2015 con Silence in the Snow, ecco che ne offrono un'altra di assoluto livello. Ovvero What the Man That Say, uscito venerdì 24 aprile. Un lavoro che molto probabilmente segna la definitiva maturità artistica del quartetto di Orlando. Perché? Perché pare proprio che i ragazzi abbiano trovato la loro strada maestra. Nel corso dell'ultima parte della loro carriera avevano già deciso di abbandonare gradualmente la componente più core per affidarsi alle influenze che arrivano dagli anni 80, quel trash a loro tanto caro, a quei Metallica che sono assoluto punto di riferimento soprattutto di Iffy, basta vederlo come sta sul palco e capite benissimo il perché. E quindi un album che è strutturato da un grandissimo songwriting, da riff di chitarra taglienti, decisi, che coinvolgono l'ascoltatore. Infatti vi troverete un album di 10 tracce, 46 minuti che scorre velocissimo, non vi accorgerete neanche di averlo messo su e di averlo tirato giù, se così si può dire, se usate il disco, se no con Spotify, da quando premete play, da quando si blocca tutto. E per me è stato un ascolto davvero trasportante, mi ha trasportato, mi ha a tratti anche emozionato e ho risentito finalmente la voce di Ify tornare ad alti livelli, perché si è contraddistinto in tutte le tipologie di canto, dal clean al growl, lo scream, anche se fatti molto, anche se sono solo degli spunti, non è proprio una costante continua nell'album, ma che comunque nella struttura musicale trovano la giusta collocazione. Un album che secondo me sarà ricordato, che secondo me dovete ascoltare tutti quanti, perché è un lavoro davvero ben ingegnato, ben costruito, è tutto curato nei minimi particolari, cioè ragazzi hanno fatto davvero un lavoro, possiamo dirlo, coi controcazzi, quindi ascoltatevelo, ascoltatevelo bene, ascoltatevelo magari bevendo una birretta. Io ero indeciso sul voto, non volevo esagerare, però credo che un 8 se lo meriti. Un 8 se lo meriti in pieno, anzi forse stando in difetto, però non vorrei eccedere troppo nel giudizio. Aspetto comunque come sempre il vostro parere, i vostri commenti. Intanto vi ricordo di seguirci sui nostri canali, pagina Facebook, profilo Instagram, insomma ci potete trovare con interviste, recensioni e tanto altro ancora. Io a questo punto vi saluto e vi rimando alla prossima. Buona continuazione e cheers!